guardo il cielo e penso ad un colore ideale per disegnare questo giorno senza di te. Nel corso della nostra vita, il rapporto che ci lega col mondo circostante è regolato dalla percezione. La percezione è l'abilità dell'essere umano di rapportarsi, di percepire per l'appunto, di sentire il mondo circostante, tutto quello che ci sta attorno. E lo facciamo da un punto di vista sensoriale, con tutto ciò che è concreto, quindi con i cinque sensi, e da un punto di vista astratto, con i nostri sentimenti. In questo video tratteremo di uno dei cinque sensi, nel caso specifico la vista, e di come essa è importante per la fruizione di un videogioco. L'aspetto visivo di un videogioco è spesso argomento di discussione tra i videogiocatori. Tuttavia, generalmente quando si parla di aspetto visivo si valuta la grafica, quindi l'aspetto tecnico dell'aspetto visivo di un videogioco. Questo significa che si valuta l'opera ingegneristica che sta alla base di ciò che appare, di come appare il videogioco. Quindi si valutano, per esempio, il frame rate, di come è fluido un videogioco a determinate risoluzioni, di come riesce a rendere meglio un determinato ambiente, di come riesce ad essere più simile alla realtà, da un punto di vista, ripeto, tecnico. Ma l'aspetto grafico di un videogioco è un sottoinsieme dell'aspetto visivo. L'aspetto visivo infatti comprende due categorie, il lato ingegneristico, appunto la grafica, tecnica, come abbiamo detto, e il lato artistico, quindi tutto ciò che riguarda le sensazioni che riesce ad esprimere. Nel caso specifico il design dei veri personaggi, il design dei vari ambientazioni, ma anche e soprattutto la scelta cromatica, la scelta delle palette cromatiche dei colori che andranno a comporre un determinato gioco. Nel corso della nostra vita affrontiamo diversi periodi che differiscono l'uno dall'altro determinate sensazioni che sentiamo, determinati stati d'animo, e in un momento piuttosto che un altro sentiamo la mancanza, sentiamo la necessità di sopperire a determinate sensazioni attraverso i nostri hobby, attraverso le nostre passioni. Per fare un esempio che non riguarda i videogiochi, per esempio quando siamo con uno stato d'animo col morale sotto i piedi, vogliamo rilassarci, se vediamo un film, certamente vedremo per esempio una commedia, un film di intrattenimento, mentre invece nei momenti che siamo più stimolati intellettualmente vedremo più un film che possa appunto stimolarci ulteriormente, quindi un film magari più impegnato, e non vedremo magari una commedia di intrattenimento che in quel frangente reputeremo scialba. Il discorso analogo si applica ai videogiochi. Per quanto riguarda la scelta del videogioco da giocare in un determinato periodo, riguarda fondamentalmente quello che è la nostra necessità di sopperire a determinate manchevolezze che la vita circostante ci offre. E quindi nel momento in cui andiamo ad adagiarci sulla nostra passione, cerchiamo quelle cose, cerchiamo quelle sensazioni, cerchiamo di percepire tutto quello che il mondo non ci offre attraverso la nostra passione preferita, almeno in quel momento. Uno dei modi che ha il videogioco per sopperire a questo è proprio attraverso le sensazioni, e la scelta dei colori a determinato videogioco aiuta tantissimo. Nel corso della mia esperienza ormai ventennale come videogiocatore mi sono reso conto che diversi giochi offrono, trasmettono, ci fanno percepire diversi colori, proprio per la scelta delle palette cromatiche. Per quanto mi riguarda, ma questa è un'opinione assolutamente personale, per esempio StarCraft 2 è un gioco blu. Deus Ex Human Revolution è un gioco chiaramente giallo. Assassin's Creed 2 è un gioco rosso. Mentre per esempio FIFA 12 è un gioco verde. Per quanto mi riguarda, credo che la scelta di un determinato videogioco in un momento piuttosto che un altro derivi più da un punto di vista di necessità di trovare determinate sensazioni. E la colorazione di un gioco aiuta molto in questo. In determinati momenti, per esempio, ho la necessità di giocare un gioco blu, per esempio, un gioco più freddo. In questo momento, quindi, ho bisogno che un gioco tipo StarCraft 2 sopperisca a quello che ho necessità. Da notare del fatto che giochi che possono appartenere allo stesso genere, per esempio più sparatutto, più action, possono appartenere, per esempio, a generi diversi.
Per esempio, per fare un esempio, Call of Duty e Team Fortress 2 secondo me appartengono a colorazioni diverse, quindi si può giocare nello stesso periodo sia Call of Duty sia Team Fortress 2, perché questi, sebbene siano due sparatutto online in prima persona, appartengono a colorazioni diverse. Ci sono determinati videogiochi che trasmettono lo stesso colore per tutta la durata del gioco. Vi siete mai chiesti perché a un certo punto del gioco, sebbene le meccaniche del gioco vi piacciono, a un certo punto vi seccate di giocare? Il discorso è molto semplice. Nel corso della nostra vita avvengono degli avvenimenti che modificano la nostra necessità, il nostro bisogno di determinate sensazioni e quindi la necessità di trovare un determinato colore. Per questo motivo un gioco che offre sempre lo stesso colore poi ci viene a noia, perché sebbene le meccaniche siano interessanti, abbiamo bisogno di rivolgerci verso altro. Il discorso inverso vale anche. Può accadere invece che abbiamo noi bisogno di sempre ricevere determinate sensazioni e invece sia il gioco a cambiare d'un tratto ambientazione e quindi anche magari palette cromatiche, colori e sensazioni relative che offre. Ovviamente il discorso non è totalizzante, questo non significa che un videogioco che non offra una palette cromatica ben precisa non possa offrire un grado di divertimento, un grado di sensazioni molto alte. Per esempio è Braid o Grim Fandango, sono dei videogiochi che non hanno una colorazione precisa, ma cambiano colorazione all'interno del videogioco e offrono una sensazione completa. Un altro esempio è per esempio Super Mario. Super Mario è un gioco prettamente di intrattenimento, che però riesce comunque a sopperire in determinati momenti a delle manchevolezze che possiamo avere nella nostra vita. In quel caso specifico, probabilmente, il puro e mero divertimento disinteressato. Il discorso analogo è per esempio per un gioco come World of Goo, che anche qui non propone assolutamente una trama, non vuole proporre assolutamente nessun tipo di emozioni e sensazioni, però comunque la nostra percezione attraverso comunque il gameplay, ma nel caso specifico di quello che stiamo parlando oggi, questo aspetto grafico assolutamente piacevole riesce a farci scordare per un poco i problemi, insomma, circostanti, e ci riesce a fare, come si dice in gergo, affossare ad un videogioco dall'aspetto visivo gradevolissimo, pur senza avere una grafica pazzesca. Ecco quindi che da questo punto di vista ci rendiamo conto di come il casual gaming e l'hardcore gaming o qualsiasi altro tipo di nome che si possa attribuire al gaming è accomunato tutto da questo aspetto che è appunto comune a tutti i giochi, per l'appunto, l'aspetto visivo, perché tutti i videogiochi si devono in qualche maniera vedere. E dal punto di vista della conduzione artistica questo assume un'importanza cruciale, perché ci sono determinati videogiochi che hanno il compito di offrire una determinata sensazione. Possono essere questi assolutamente casual, possono essere questi assolutamente di alto livello. Non c'entra il livello, non c'entra la narrazione, non c'entra la trama, non c'entra il gameplay. L'aspetto visivo offre determinate sensazioni semplicemente per le scelte che gli sviluppatori, in questo caso in realtà gli artisti del concept di gioco, attuano appunto sulle forme, nel caso specifico che stiamo parlando oggi, sulla colorazione degli sfondi, dei personaggi, dei costumi, di tutto quello che compone il mondo di gioco. Tutto quello che ho detto in questo video sono delle opinioni assolutamente personali, diciamo una sorta di teoria personale sui colori per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Prego di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa teoria, se la reputate giusta, se siete in disaccordo e per quale motivo. Se siete rimasti ad ascoltarmi fino a questo punto, presumibilmente questo video vi è piaciuto, quindi avete trovato interessante quello che avevo da raccontarvi. Per questo motivo, io ve lo dico, voi lo sapete già, questo è il classico video da mettere nei preferiti, in maniera tale da avere disponibile qualunque momento per risentire questa cosa che sono stato a dirvi. Metterne preferiti accompagnato da un bel mi piace. Per lo stesso motivo vi invito a dare un'occhiata un po' a tutti i miei lavori per Gimba Network, nonché al mio canale, nel quale tratto di videogiochi in maniera differente da quella della solita forma canonica. Io sono Dado Bugs, questa era la teoria dei colori, un saluto e al prossimo video.